Buongiorno Cocciano! Buongiorno Cocciano! Perché... Eh sì, perché tu chiami con uno, chiami. Today is the day, must follow my intuition, Moses. Devo pure andare qua. Arriva sì. Qua. Poi con la fusata. Ah, sì. Qui? Da lì, bravissimo. Esatto, che ho un'inclinazione. Allora, io direi di iniziare ad abbozzarci le zampe, così poi si può andare. In teoria dovremmo partire dall'alto, però visto che abbiamo una base definita, che me la dai a me se tu scusa, scusa. Allora, più o meno ci facciamo un segno che se questa è la schiena, la totalità della schiena, sì. La zampa del pinguino è più o meno qua. Fatti un segnetto così. Ah, ok. Ok. E l'altra del pinguino è più o meno qua. Sì, aspetta qui. Bravissimo. Adesso questa la tiriamo su. Sì. Fino a qui. Ma qui, ok. Aspetta. Dove c'è questo buchino? Sì. Più o meno leggera, eh? Leggera. È leggera. No, maestro, devi tirare su, devi fare una linea. Ah, sì, ok. È leggera. Ok. Adesso ci facciamo quest'altra. Quest'altra finisce qui, termina qui, no? Anzi forse pure un po' più alta perché sta bello sbracciato sì. Questo pinguino. Quindi facciamo che da qua fai una linea che arriva più o meno qui. Qui? Da qui? Aspetta qui. Arriva il mio dito. Sì, aspetta, facciamo i segni qui. Tu fai una linea retta. Ok. Senza sì. Calcare troppo. Bravissimo. Allora. Aspetta qui. Adesso. L'ho mancato? No, no, l'ho fatto benissimo. Adesso via. È un po' piatto sto sedere, eh? Un pochino leggermente più curvo. Poco. Bravissimo, vedi che ci stai prendendo la mano? Oh, a fine giornata ce lo insegnerai tu. Guarda, ti allarghi così e porti in chiusura. Adesso sto lavorando al punto di intersezione tra quella che è la mia parte di muro e la parte di muro di David, di Kofi. Quindi sto cercando di creare un, come dire, un passaggio più fluido possibile che si possa intersecare con le composizioni di entrambi. Yeah.